Capitolo 6 di Feanor e della liberazione di Melkor. Ora le tre stirpi degli Eldar furono finalmente raccolte a Valinor e Melkor giaceva in catene. Fu quello il meriggio del Paese Beato, il culmine della sua gloria e della sua beatitudine, lungo nel novero degli anni, ma troppo breve al ricordo. In quei giorni gli Eldar crebbero a pienezza di statura fisica e spirituale, e i Noldor progredivano incessantemente in abilità e sapienza, e quei lunghi anni furono riempiti delle loro gioiose fatiche, grazie alle quali molte nuove cose belle e stupende furono realizzate. Allora accadde che i Noldor concepirono per primi le lettere, e Rumil di Tirion fu il nome del maestro di tradizioni che per primo creò segni atti a registrare discorsi e canti, alcuni fatti per essere incisi sul metallo o sulla pietra, altri per essere tracciati con il pennello o con la penna. In quell'epoca nacque a Eldamar, nella casa del re di Tirion sulla cresta del Tuna, il primogenito dei figli di Finwë, e di loro il più amato. Curu Finwë fu il suo nome, ancorché sua madre lo chiamasse Feanor, spirito di fuoco, e come tale è ricordato in tutti i racconti dei Noldor. Miriel era il nome di sua madre, che era detta Serinde, a causa della sua sorprendente abilità nel tessere e nel cucire. Le sue mani erano infatti capaci di produrre cose belle più di chiunque altro tra i Noldor. L'amore tra Finwë e Miriel fu grande e lieto, essendo incominciato nel Paese Beato nei giorni della beatitudine. Ma mentre portava nel ventre suo figlio, Miriel si consumò nello spirito e nel corpo, e dopo che l'ebbe dato alla luce, desiderò intensamente di essere sgravata dalla fatica del vivere. E quando gli ebbe messo nome, disse a Finwë: «Mai più partorirò un figlio. La forza che infatti avrebbe potuto nutrire la vita di molti è tutta fluita in Feanor». E Finwë ne fu addolorato, giacché i Noldor erano nella giovinezza dei loro giorni, ed egli desiderava dar vita a molti figli nella beatitudine di Aman. E disse: «Sicuramente in Aman esiste una cura. Qui ogni pena può trovare requie». Ma poiché Miriel continuava a languire, Finwë cercò il consiglio di Manwë, e Manwë l'affidò alle cure di Irmo e Lórien. Al momento della separazione, che egli pensava sarebbe stata di breve durata, Finwë fu triste, sembrandogli sconsolante che la madre dovesse andarsene e non assistere almeno ai primissimi istanti dell'infanzia di suo figlio. «Sì, è davvero sconsolante», convenne Miriel. «E piangerei se non fossi così stanca. Ma non biasimarmi per questo e per tutto ciò che potrebbe accadere in seguito». Ella si recò dunque ai giardini di Lórien e si distese per dormire. Ma benché sembrasse addormentata, di fatto il suo spirito si dipartì dal suo corpo e silenziosamente ella passò nelle aule di Mandos. Le ancelle di Este si presero cura del corpo di Miriel ed esso rimase intatto. Ella però non fece ritorno. E Finwë visse nel dolore, e spesso si recava nei giardini di Lórien e, seduto sotto i salici d'argento accanto al corpo di sua moglie, la chiamava per nome. Ma a nulla servì, e unico in tutto il Paese Beato, egli fu privato della gioia. Dopo qualche tempo cessò di recarsi a Lórien. Da allora riversò tutto il proprio amore sul figlio, e Feanor crebbe rapidamente, come se un fuoco segreto si fosse acceso dentro di lui. Era alto, bello in volto e molto capace. I suoi occhi brillavano di luce penetrante e i suoi capelli erano neri come l'ala del corvo. E nel perseguimento di tutti i propri scopi era perseverante e risoluto. Pochi ne alterarono mai le intenzioni con parole, nessuno con la forza. Di tutti i Noldor divenne allora e dopo quello dalla mente più sottile e dalla mano più abile. In gioventù, perfezionando l'opera di Rumil, inventò quelle lettere che portano il suo nome e di cui in seguito gli Eldar si sono sempre serviti. E fu lui che, primo tra i Noldor, scoprì come si potessero ottenere artificialmente gemme più grandi e più lucenti di quelle della Terra. Le prime che Feanor produsse erano bianche in colori, ma esposte alla luce delle stelle splendevano di fuochi azzurri e argentei più luminosi di Helluin. Ed egli produsse anche altri cristalli per mezzo dei quali si potevano vedere cose remotissime, piccole ma chiare, come attraverso gli occhi delle aquile di Manwë. Di rado accadeva che le mani e la mente di Feanor stessero in ozio. Ancora nella prima giovinezza sposò Nerdanel, figlia di un grande fabbro di nome Machtan, particolarmente caro ad Aule tra i fabbri dei Noldor, e da Machtan apprese molto circa la fabbricazione di oggetti di metallo e di pietra. Anche Nerdanel era di volontà ferma, ma più paziente di Feanor,
e desiderava comprendere le menti più che dominarle. E al principio ella lo placava quando il fuoco del suo cuore ardeva con troppa furia, ma ciò che egli fece dopo l'addolorò, ed essi si allontanarono l'uno dall'altra. 7 figli diede a Feanor, e ad alcuni di loro lasciò in parte la propria indole, ma non a tutti. Ora, avvenne che Finwë prese come seconda moglie Indis la Chiara. Era costei una Vanya, parente stretta di Ingwë il re supremo, dai capelli d'oro e alta di statura, e del tutto diversa da Miriel. Finwë l'amò molto, e tornò a essere felice. Ma l'ombra di Miriel non lasciò né la casa né il cuore di Finwë, e tra tutti coloro che egli amava, Feanor era colui che occupava la parte maggiore dei suoi pensieri. Il matrimonio di suo padre non fu gradito a Feanor, ed egli amò poco Indis, e lo stesso Fingolfin e Finarfin, figli di lei. Viveva appartato da loro, esplorando la terra di Aman, oppure occupandosi di quegli studi e quelle arti di cui si dilettava. In quanto tristemente successe poi, e di cui Feanor fu il motore, molti videro la conseguenza del suo distacco dalla casa di Finwë, ritenendo che, se questi avesse sopportato la perdita toccatagli e fosse stato pago di aver messo al mondo quel suo forte figlio, la strada di Feanor sarebbe stata tutt'altra, e così si sarebbero evitati grandi mali. Il dolore e la divisione della casa di Finwë restarono infatti incisi nella memoria degli elfi Noldorin. I figli di Indis, però, furono grandi e gloriosi, e così i loro stessi figli. E se essi non fossero vissuti, la storia degli Eldar ne sarebbe stata sminuita. Ora, proprio mentre Feanor e gli artigiani dei Noldor lavoravano gioiosi, intenti in fatiche di cui non vedevano la fine, e mentre i figli di Indis crescevano fino a raggiungere la piena maturità, il meriggio di Valinor stava per giungere alla conclusione. Accadde infatti che Melkor, secondo quanto decretato dai Valar, terminò il tempo della prigionia dopo essere vissuto in ceppi da solo per 3 ere a Mandos. Quindi, come Manwë aveva promesso, egli fu ricondotto di fronte ai troni dei Valar. Ne vide la gloria e la beatitudine, e il suo cuore si riempì di invidia. Guardò i figli di Ilúvatar che sedevano ai piedi dei possenti e si colmò di odio. Guardò la ricchezza delle gemme lucenti e le bramò cupido, ma nascose i propri pensieri rimandando la vendetta. Davanti alle porte di Valmar, Melkor si prostrò ai piedi di Manwë e implorò perdono, promettendo che se avesse potuto divenire anche solo l'ultimo dei liberi di Valinor, avrebbe aiutato i Valar in tutte le loro opere, soprattutto a risanare le molte ferite da lui inferte al mondo. E Nienna impetrò per lui, ma Mandos restò silenzioso. Manwë gli concesse allora il perdono. I Valar preferirono però che per il momento egli non si allontanasse tanto da perderlo di vista e da non poterlo sorvegliare, e Melkor fu costretto a vivere entro le porte di Valmar. Ma almeno in apparenza, in quel tempo le parole e gli atti di Melkor furono impeccabili, e sia i Valar sia gli Eldar trassero profitto dal suo aiuto e dal suo consiglio quando li cercarono. E così in breve tempo gli fu concesso di aggirarsi liberamente per il paese, e a Manwë parve che il male di Melkor fosse stato risanato. Questo perché Manwë era scevro dal male e quindi non riusciva a comprenderlo, e sapeva che in principio, nella mente di Ilúvatar, Melkor era stato tale e quale a lui. E non penetrava con lo sguardo gli abissi del cuore di Melkor, né percepiva che in lui l'amore era ormai tutto e per sempre scomparso. Ma Ulmo non venne ingannato, e Tulka stringeva i pugni ogni qualvolta si imbatteva in Melkor, il suo nemico, giacché se Tulka è lento all'ira, lo è anche a dimenticare. Ma obbedirono tutti al giudizio di Manwë, poiché coloro che vogliono difendere l'autorità contro la ribellione non debbono ribellarsi a propria volta. Ora, in cuor suo, Melkor odiava sommamente gli Eldar, sia perché erano limpidi e gioiosi, sia perché in essi vedeva la ragione dell'ascesa dei Valar e quella della propria caduta. Soprattutto nei loro confronti fingeva quindi amore cercandone l'amicizia e offriva loro i servigi della propria sapienza e della propria fatica in qualsiasi grande impresa su cui si accingessero. In verità i Vanyar lo consideravano con gran sospetto, poiché essi dimoravano alla luce degli alberi ed erano contenti. E ai Teleri Melkor prestò scarsa attenzione, ritenendoli di infimo valore, strumenti troppo deboli per i suoi disegni. I Noldor, però, erano attratti da ciò che ancora non conoscevano e che egli era in grado di rivelare loro. E alcuni prestarono orecchio a parole che sarebbe stato meglio per loro mai avere udito. Lo stesso Melkor dichiarò in seguito che Feanor aveva appreso segretamente da lui molte arti e che era stato da lui istruito nelle maggiori di tutte le sue opere,
Ma mentiva, mosso dalla bramosia e dall'invidia, giacché nessuno degli Eldali mai odiò Melkor più di Feanor, figlio di Finwë, che per primo lo denominò Morgoth. E per quanto fosse rimasto invischiato nelle reti che la malvagità di Melkor tesseva per i Valar, Feanor non conversava con Melkor, né da lui accettava consigli. Feanor fu mosso infatti solo dal fuoco del proprio cuore, operando sempre rapido e solitario, e né chiese l'aiuto né cercò il consiglio di alcuno che dimorasse in Aman, grande o piccolo che fosse, eccettuata solo e per breve tempo Nerdanella Sapiente, sua moglie.